Ciao a tutti, oggi sono qui, come avrete visto dal titolo, per farvi un video un po' speciale, diciamo così. Di cosa si tratta? Voglio mettere a confronto due artbook usciti recentemente per Planet Manga. Saranno un paio di mesi che sono usciti. E cosa voglio fare? Voglio analizzare di questi due volumi le loro caratteristiche essenziali. E quali sono? Essenzialmente l'edizione, quindi il prezzo, la carta, le dimensioni del volume, il numero di pagine e l'edizione vera e propria. Poi le art, un artbook formato da immagini, quindi la bellezza delle immagini, i colori, i temi trattati nelle immagini, come sono disposte nell'artbook. Gli extra, cioè tutti quei contenuti aggiuntivi alle immagini che possono invogliare un acquirente a comprare il volume. E il pubblico a cui questi volumi sono rivolti. Essenzialmente hanno due target di riferimento abbastanza diversi. E infine voglio dirvi, proprio personalmente, quale dei due artbook è il mio preferito. Prima di iniziare, volevo ringraziare il mio amico Moreno che mi ha prestato i due artbook, grazie mille. E passiamo a dirvi quali sono questi due volumi. Avrete capito, quasi sicuramente, che si tratta di il primo, Matsuri Inoue Illustration Vampire Knight, e il secondo, Rei Hero Artworks Barrage. Cominciamo a parlare di Vampire Knight. Cosa possiamo dire dell'edizione di questo artbook? Questo volume è uscito al prezzo di 18 euro. Le dimensioni di questo volume sono enormi, cioè, se vedete, è proprio enorme questo volume. Faccio anche fatica a farvelo vedere. Vi faccio vedere proprio paragonandolo con un manga come Black Butler. Ci sta dentro quasi 4 volte. È veramente immenso. La carta utilizzata è patinata, è molto bella e tiene bene il colore, è il punto fondamentale per fare un artbook. Se la carta era schifosa, si poteva tranquillamente gettare via e neanche pensare di comprarlo, ma nemmeno i fan più sfegatati. Il numero di pagine, purtroppo, è molto molto ristretto, è proprio piccolo piccolo. Ci sono poche poche pagine. È un artbook però quasi uguale all'originale giapponese, quindi è uscito così, con questo numero di pagine. Quindi non si può criticare nemmeno la Planet per questa cosa. È questo il problema. Una domanda a tutte le fan di Vampire Knight: ma solo io ho trovato schifosissimo un titolo piantato qua così? Veramente, veramente brutto. Non so, si poteva usare il font di Vampire Knight, non lo so, però è veramente bruttina questo titolo. Spiattellato di così con un font che è sinceramente orrendo, però vabbè. È un volume con sovracopertina in effetto tipo setoso, e all'interno ha, prima che cominci il volume, delle pagine in cartoncino rosso. Non ve lo apro più di così perché c'è un problema: si scolla. Nemmeno con gli artbook la Planet è riuscita a fare un lavoro decente. Porca miseria. Si scolla. E infatti sto cercando di aprirlo il meno possibile per non distruggerlo al mio amico. È una roba che per 18 euro no, almeno usate una colla un po' decente. È un volume che ha un discreto costo. Cavolo. Per quanto riguarda le art vere e proprie, cioè le immagini, su questo assolutamente nulla da dire. Sono immagini, scusate se le faccio vedere un po' in maniera un po' orrenda, ma sembra paura che si scolli. Sono immagini che occupano tutto il volume, cioè tutte le due pagine di un volume, sono immagini enormi, con i colori brillantissimi, e anche quelle immagini che occupano solo una delle due pagine sono veramente belle. In fondo addirittura c'è una, vediamo se riesco a farvela vedere senza distruggere quel poco che sta ancora insieme. C'è anche un'immagine a mini poster. Come vedete, non posso farvela aprire, mi dispiace. Un'immagine a mini poster. Quindi è sull'apparato immagini, cioè l'apparato centrale dell'artbook. Non c'è nulla da dire, sono immagini veramente, veramente splendide. La Mazzurino è veramente brava a disegnare, non c'è nulla da dire. E indipendentemente che il manga piaccia o non piaccia,
non si può dire che i disegni sono brutti. Ci sono delle immagini spettacolari, quella che vi ho fatto vedere prima con Yuki, assieme a Kaname e Zero, assieme, in versione lupo, uno nero, uno bianco, è una delle mie preferite. Sono delle immagini veramente, veramente belle. Gli extra di questo volume quali sono? C'è semplicemente in fondo al volume una serie di note in cui l'autrice spiega di cosa si tratta in quell'immagine, qual è stato brevemente il processo di formazione di questa immagine e se è una sua preferita o è una delle tante che ha fatto, diciamo così. E questo è carino per vedere anche un po' i gusti dell'autrice. E in queste noticine si capisce molto anche il carattere dell'autrice, che è una persona molto molto legata al bello, alle immagini belle, e è una persona secondo me anche molto romantica. Un altro extra molto interessante è dell'immagine che non vi ho potuto far vedere per paura che si distruggesse il volume. Quella proprio a mini poster, c'è proprio tutto lo svolgimento dell'immagine, quindi delle foto quando era ancora una bozza, quando è cominciato a diventare schizzo e disegno a matita e colorazione. Quindi è molto bello per vedere il procedimento che ha portato a questa immagine veramente immensa e veramente bella, perché non c'è nulla da dire, è veramente bella come immagine. Però oltre a questo non ci sono dei grandi extra in realtà. Le immagini molto grandi, molto belle, ma pochi extra. Questo forse è una cosa un po' negativa di questo artbook. A chi è rivolto? Ovviamente questo a tutti i fan di Vampire Knight, maschi e femmine. In realtà lo vedo come un artbook più rivolto a un pubblico femminile. Sarà una sensazione mia, però mi ha dato questa impressione. Sarà proprio rivolta alle ragazze. Niente di male, assolutamente, perché la storia è una storia di vampiri, però molto shoujo, e quindi anche l'artbook ad essere legato deve essere abbastanza shoujo, diciamo così. Però nulla da dire su questo volume perché è un artbook veramente fatto bene. Peccato per le dimensioni rispetto al prezzo, cioè poche pagine rispetto al prezzo, però il formato diciamo che 18 euro li merita. Se non fosse per le pagine che si scollano. Il secondo artbook è Barrage di Rei Hiroe. Questo è uscito ad un prezzo molto inferiore, di 13,90 euro, diciamo 1 euro in più rispetto a Monster. Di questo artbook cosa possiamo dire a parte il prezzo? La carta, anch'essa è una carta patinata, quindi molto adatta per un artbook, diciamo così. Ha una sovracopertina che in questo caso è lucida, non è effetto setoso come l'altra, e sotto ha ripresa classica dell'immagine di copertina. Il titolo qua è come Dio comanda, non è quella schifezza del Vampire Knight spiattellato lì. Burrage è scritto con tanto di buchi delle pallottole e sicuramente è adatto a un artbook di questo genere. Le dimensioni ovviamente sono un po' più piccole rispetto a quelle di Vampire Knight. Vi faccio vedere sempre col solito Black Butler per farvi capire. Ecco, le dimensioni sono queste. Ovviamente, come avete visto, è un po' più piccino rispetto all'artbook di Vampire Knight. Però il numero di pagine mi ha lasciato stupito, guardate. È immenso. Ha un sacco di pagine, veramente. E poi vi spiegherò il motivo. Non posso spiegarvelo adesso perché bisogna arrivare. Le immagini come sono? Ecco, qui le immagini sono sempre molto belle. Perché sono sempre molto belle? Ve ne faccio vedere alcune. Qua per fortuna il difetto della rilegatura non c'è, quindi non si scolla. Quindi posso far vedere le immagini in maniera un po' più bellina. Le immagini sono molto belle, ma sono un po' più piccole rispetto a quello di Vampire Knight. Rappresentano sempre le opere di Rei Hiroe, per chi non lo sa, è l'autore di Black Lagoon. Quindi la maggior parte delle immagini sono riferite a Black Lagoon, sono immagini di Revi, di Roberta, di tutte le donne e gli uomini di Black Lagoon, soprattutto le donne, perché Rei Hiroe è probabilmente un mezzo pervertito. Però niente da dire perché disegna delle donne che sono veramente donne, diciamo così, belle. Sono tutte immagini, molto questa immagine con Revi e Balalaika,
Sono un po' più piccole, però sempre di ottima qualità. E oltre che avere immagini di Black Lagoon, che è la sua opera principale, ci sono anche immagini di altre opere. Ve le faccio vedere alcune, proprio una o due proprio. Ecco queste. Questo non è Black Lagoon, sono altre opere di Ray Hiro che in Italia non abbiamo visto. Però è carino dare un'occhiata a queste opere. Meno al character design e tutto il resto. Quindi è interessante anche se le immagini sono un po' più piccoline rispetto a Vampire Knight. Gli extra. Niente da dire. Gli extra è la cosa migliore di questo artbook. Le immagini in questo artbook sono un po' più piccole e anzi alcune sono addirittura in bianco e nero, mentre in Vampire Knight erano completamente a colori. Alcune immagini sì, vengono presentate in bianco e nero. Non so se sono state fatte in bianco e nero direttamente da Ray Hiroe oppure se sono in bianco e nero nell'edizione dell'artbook stessa. Però ci sono. Ve ne faccio vedere due o tre. Ecco, ci sono alcune immagini in bianco e nero. Però sugli extra non c'è nulla da dire. Ci sono anche qua delle note in cui l'autore spiega il lavoro di ogni sua immagine. Ray Hiroe adora le tette e non c'è niente da dire perché lo dice spesso. Tette e culo di varie donne, il suo protagonista dei suoi manga. E questo lo si nota parecchio. Oltre a questo ci sono anche due manga, cioè c'è proprio una storia manga all'interno dell'artbook. Vi faccio vedere all'inizio. Eccola qua. Phantom Bullet. È una storia di nuovo, un manga di 90 pagine. Vero e proprio. Che è una delle opere che ha preceduto Black Lagoon. Mai vista in Italia, ma un'opera che assolutamente i fan di Ray Hiroe non volevano perdersi e quindi bellissimo che è stata messa in quest'artbook e abbiamo potuto leggerla. Una storia tra l'altro anche abbastanza carina, molto breve però abbastanza carina. In più, oltre alle noticine che vi dicevo su ogni immagine, c'è anche un'intervista lunga e approfondita a Ray Hiroe. E anche un mini manga speciale di 4 pagine intitolato Tette alle Terme. Lasciamo stare, però, e non posso farvi vedere, comunque è stato fatto per celebrare l'uscita dell'artbook. E ci sono tutte le protagoniste femminili dei manga di Rei Hiroe alle terme, tutte ovviamente non vestite. È una cosa molto carina, in effetti. Questa cosa è divertente, però è assurdo, ovviamente non potevano esserlo. Su questo volume cosa posso dire sulla fruibilità al pubblico? Ovviamente si rivolge a tutti i fan di Ray Hiroe, come Vampire Knight si rivolgeva a tutti i fan di Mazzurino, solo che secondo me può essere rivolto anche a qualcun altro, perché il fatto di avere un manga all'interno, di dare la possibilità di leggere una mini opera di questo autore, può anche far avvicinare le persone a Black Lagoon, cioè la sua opera principale, edita anch'essa da Planet Manga. Quindi secondo me è una bella cosa. Poi il prezzo di 13,90 € è accessibile, quindi i suoi lati positivi li ha anche Burrage. Chiudo il video. Scusate se sono stato un po' confusionario, se non vi ho fatto vedere bene le immagini, ma purtroppo i volumi sono quello che sono. Vi dico qual è il mio artbook preferito. Come avrete capito, o se non l'avrete capito, ve lo dico subito, il mio artbook preferito è Burrage di Ray Hiroe Artworks. Per tutti i motivi che vi ho spiegato, tutti gli extra presenti, tutte le interviste, tutte le immagini presentate, per me rendono questo artbook forse il migliore dei due. Anche se la qualità delle immagini è migliore sicuramente quella di Vampire Knight. Il mio preferito comunque rimane Burrage. Se avete avuto possibilità di vedere anche voi due artbook, scrivetemi pure nei commenti quale preferite e se siete contrari al mio parere, se avete qualcosa da dire in più, scrivetelo che tutti i commenti che scriverete sono sempre ben accetti, lo sapete. Ringrazio tutti i miei iscritti, spero che aumentino sempre di più.
Vedo che siamo già quasi nei dintorni dei 700, quindi vi ringrazio. E dal Vilo Light per stavolta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!